un amore, pure tu. Salve a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Lucia e stasera voglio fare un'edizione straordinaria, sì. Voglio far uscire subito questo video, voglio subito farvi vedere quello che ho trovato in pineta, i funghi, 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 li adoro. Vi lascio alcune foto così le potete vedere meglio. Edizione straordinaria, sì, vi ho fatto già vedere delle foto che praticamente io sono molto stanca, vedete la mia faccia, veramente non ce la faccio, sono spettinata, un mezzo trucco accasato, nel senso quello che è rimasto da stamattina, però siccome oggi sono andata da mamma, oggi pomeriggio c'era il mio papà e mi ha portato veloce veloce a funghi, ne abbiamo trovati pochi, guardate, ma sono veramente molto 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 belli. Sono meravigliosi. Allora, questo qua è proprio grande. Guardate, allora vi racconto tutto. Questi qua sono praticamente, noi li chiamiamo qui nel nostro dialetto, li chiamiamo funghi asquanti di pineta. Sì, allora, come vi ho detto in questo video, nella ricerca di funghi, in pratica, noi andiamo a trovare, abbiamo sì i boschi, però sono veramente molto molto lontani, la pineta è molto più vicina, diciamo 10-15 minuti di strada dal paese, insomma di strada dal paese. E siccome qui c'è stato un sacco di pioggia, si trovano parecchi parecchi funghi, tipo noi li chiamiamo di pezza, di muschio, di sassi, questi qua si chiamano asquanti. Che sono asquanti, nel senso non è che sono piccanti, perché asquanti in dialetto si vuol dire piccanti, diciamo funghi piccanti, no, sono leggermente amari, niente di che, cioè sono leggermente amari, sono leggermente amari, e questi sono veramente adatti per essere fatti arrostiti, veramente uno spettacolo, veramente profumati, profuma tutta casa, ma infatti c'è l'odore della terra fresca, il profumo veramente dei rami, veramente hanno un profumo veramente di fresco. Allora, io avviso, siccome continuerò questo video, vi farò vedere come li pulisco, come li lavo. Allora, questi qua sono veramente molto 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 sporchi, come vedete. A me non mi importa, io lo so che i funghi si vanno spazzolati, a me non me frega niente, siccome la salute è la mia, io me li devo mangiare, insomma, io li lavo nell'acqua fresca, li lavo e li spennello per bene, cioè mi tolgo veramente tutti i residui di sporcizia di terra. Fatto questo, comincio, li metto in una griglia e li faccio grigliare, rosolare in forno. Io quando ero piccola veramente mi sento veramente una grandissima nostalgia quando ritornavo in macchina, veramente pensavo, poi avevo la batteria a scarica, infatti mi rimordo veramente le dita, me le sto mangiando ancora, perché così potevo filmarvi e farvi vedere il posto dove li ho trovati, vicino sotto gli alberi, vicino a delle aiuole. Veramente è stato veramente emozionante, perché il tesoro è veramente quello, è veramente la ricerca di trovare un fungo così. E pensavo, no? Pensavo quando praticamente tornavamo io, i miei fratelli e mio papà, tornavamo con il cesto pieno di funghi. Tornavamo con questi funghi ed ero felice, perché poi c'era la mamma che li metteva a cuocere, alcuni li faceva al sugo, alcuni li metteva a cuocere, avevamo il cammino all'epoca, li mettevo a cuocere proprio lì nella cenere. E si condivideva, poi faceva il pane abbrustolito, il pane
veramente mi... sono dei ricordi, veramente, sono dei ricordi che non riesco nemmeno a spiegarvi per come sono emozionata. E poi, ripeto, quando entri nel paese, soprattutto quello di origine, dove sei cresciuta, senti il profumo. Nel paese mio si è sempre detto che profuma di gelsomino. Infatti è vero, ogni balcone, ogni terrazza è sempre bella decorata con i fiori di gelsomino, con piante di gelsomino. Ce ne sono veramente tante, quindi senti questo profumo in estate, in primavera, in autunno, lo senti sempre, perché proprio fanno parte proprio delle mura e delle strade, fanno parte del paese proprio. E la cosa veramente sentire il profumo dei funghi freschi, no? Sento proprio il profumo proprio di casa, un profumo di nostalgia, davvero, veramente un profumo di nostalgia. E niente, volevo condividere questo video con voi, questi bei tesori, guarda, veramente una meraviglia. E poi dai, vi lascio alla continuazione del video, vi faccio vedere come le arrostisco, come le lavo, le arrostisco, vi faccio vedere tutto. E sono veramente felice, davvero, davvero raga, volevo condividerlo, voglio farvi vedere che queste piccole cose sono belle, queste piccole cose, non attacchiamoci proprio alle cose materiali, non attacchiamoci proprio alle cose, cioè queste cose sono bellissime, veramente. Niente, va. Io vi auguro veramente, non solo stasera, ma per tutta la vita, di sentire il cuore pieno di gioia come quando si trova un fungo in pineta. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ecco qua, ho riempito una vaschetta bella piena, forse se allargo l'inquadratura è meglio. Scusate, ma sto stanca come ho detto prima. In pratica io le immergo e le comincio a lavare. Questa è acqua fredda, raga, acqua fredda, niente calda. Ecco qua, le comincio a lavare per bene, le sciacquo per bene, le apro, a caso là c'è qualche vermicello, tutto a posto, è tutto ok. Non si sa mai, raga, non si sa mai. Controllate sempre. Ecco, con le mani, cioè perché lavate la cappella, proprio il cappellino, lavate, cambiate acqua e sciacquate, mi raccomando. Molto 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 accuratamente, perché dobbiamo mangiarlo pure. Allora, raga, vedete, le ho lavate per bene, come vedete, ecco qua, tutte le ho lavate. Mi è scappato questo, vabbè, è andato a volo pulito. Ecco, dopo questo prendiamo la nostra griglia, no, con sotto una pentola, vabbè, io ce l'ho già coordinato perché tempo fa la comprai, insomma, tutto coordinata. Allora, poggiamo i nostri funghi, non condiamo niente, non condiamo niente, lo facciamo tutto alla fine. Caspita, devo combaciare il peso, va bene, tanto si combacerà. Ecco qua, ecco qua. D'altronde non siamo perfetti, sapete quante papere faccio? Questo che scivola, quanto è simpatica, questa scivola. Oh no, è caduto! No, caro, allora, vedete come si fa? Ecco qua. Ecco, l'ho messo dalla parte. Perché cadi tu? Perché? 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 Non vuoi essere cotto? Ecco, ti metto da questo lato. Ecco, ti metto così. Ecco. Poi, oltre a questo, io ho trovato delle fette di pane. E come quando ero piccolina, mi abbrustolisco il pane. Ecco qua. Penso sia caruccio così. Ecco qua. Metto anche questo, va, se ci va. Sì, dai, che ci va. Così combaciamo pure i pesi. Ok, ora lo metto in forno.
Farò una temperatura standard 180 e poi andrò sempre a controllare perché non voglio che si brucino e poi vado a controllare anche la cottura, li vado a girare perché questo, perché come vedete questi sono grandi, questi sono piccoli e se si cuociono prima i piccoli li tolgo, faccio cuocere i grandi così magari cuocio anche l'ultima fettina di pane. Ecco, e nulla, ci vediamo dopo la cottura. Cioè raga, voi non potete capire il profumo per casa. Cioè, sembra proprio quel profumo di autunno, di pineta, di foglie, di terra bagnata, di brina. Cioè, veramente, ecco, qui ci sono i funghi. Non so, qui ci sono i funghi. Lì c'è il pane che sto arrossando, sto arrostendo. Da noi si chiama pane arrossato. E niente, sono proprio felice, felice, veramente. Mi sento proprio, come se rivivessi un giorno della mia infanzia, davvero, veramente felicissima. Eccoli qua i miei funghi, eccoli qua, li ho brustoliti, ecco qua. Ho abbrustolito, come vedete, anche il pane. Aia, bruciato a morire, aia. Ora i funghi li condisco con olio, sale, pepe. Il pane invece lo bagno con acqua e lo passo nuovamente al grill. Così ci faccio la bruschetta, ci inserisco olio, sale e poi ci metto i funghi tutti conditi, buonissimi. Spero che questa piccola serata insieme a me, così in compagnia dei funghi, di quello che ho trovato, compagnia di questo tesoro, veramente un tesoro della natura. Spero, non lo so, sono molto emozionata davvero. E niente, vi auguro una bellissima serata. E come ho detto prima, vi auguro di trovare la felicità anche in un fungo.